Ispirazione per le tue preghiere. Oggi ho una domanda per te. Qual è stato il tuo primo pensiero quando ti sei svegliato? Molte persone dicono: il mio primo pensiero è stato non ho dormito abbastanza. Oppure, quando mi sono svegliato, ho pensato a qualcosa che mi spaventa o mi preoccupa in questo periodo. Come facciamo a placare tutti i pensieri negativi che sono nella nostra testa? Ricordati questo. La natura aborrisce il vuoto. Non basta dire non voglio pensare a quella paura, ma dobbiamo sostituire il pensiero della paura con un altro pensiero di fiducia e di pace. L'Apostolo Paolo ci dice nella lettera ai Filippesi: quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. Filippesi 4:8. Uno dei modi meravigliosi per portare i tuoi pensieri verso le cose che vengono da Dio è pregare e aggrapparti alla Sua parola in ogni momento. Spesso non sappiamo come pregare. La Bibbia è una meravigliosa fonte di ispirazione per le tue preghiere. Puoi prendere un singolo versetto e leggerlo ad alta voce, o meglio ancora, impararlo a memoria. In questo modo puoi ripeterlo ogni volta che vorrai durante la giornata, in macchina, in cucina o in giardino. In questo modo i tuoi pensieri saranno pieni di fede piuttosto che di paura. Ti suggerisco un'azione per oggi. Scegli un versetto che ti incoraggia particolarmente e meditalo durante la giornata. Che Dio ti dia la forza oggi sin dal mattino di mettere a tacere i pensieri di paura, meditando la parola di Dio. Grazie di esistere. Eric Sellerie.